Scendere in pista è una sfida. Farlo per la prima volta lo è anche di più, ma farlo quando non hai mai guidato quella moto e non hai mai visto quella pista può sembrare quantomeno incosciente. Figuriamoci com'è debuttare direttamente in una gara per soddisfare un bisogno che hai sin da ragazzino. Questo è il piano del mio amico Marco, che a 56 anni non è più un adolescente, ma un conto in sospeso proprio con quel ragazzino. Così ci troviamo all'autodromo di Vallelunga, una pista seria di quelle da pelo sullo stomaco, perché dobbiamo correre assieme la nostra prima gara con l'obiettivo di raccontare in un modo insano una cosa sana, ovvero che insieme le sfide diventano più facili. Abbiamo scelto il trofeo Moto Guzzi Fast Endurance perché è monomarca, monomoto, monogomma. Si svolge all'interno delle Vintage Series, l'ambiente più ruspante che ci sia. Ma lo abbiamo scelto soprattutto perché si corre in coppia, passandosi la moto ogni quarto d'ora. Mi è sembrata la metafora perfetta per spiegare il progetto In Moto con l'Africa, un gioco di squadra nel quale ci si aiuta, ci si aspetta, ci si dà una mano e il successo non è individuale. Puoi andare forte finché vuoi, ma il risultato finale è di coppia, è l'insieme dei risultati, i miei tempi e i tuoi tempi. Un mio errore può mettere fuori gioco il mio compagno e viceversa, ma se andrò bene gli darò un vantaggio. Questo è il fascino dell'endurance. L'emozione della prima volta c'è tutta. Al primo turno Marco è molto teso mentre io mi diverto. Tensione nervosa un po' ha condizionato, la interpretazione della pista ha lasciato un po' a desiderare perché ho fatto un paio di errorini che era meglio non fare. Lì ho perso un po' di feeling e diciamo che è stato un primo approccio per fare sicuramente meglio domani. È una figata totale, la formula è bellissima perché la moto è semplice, si va tanto di percorrenza, poi qua a Vallelunga, che è una pista veloce, bisogna proprio dare il gas e andare, bisogna imparare un po' le linee e dai, stiamo dando da fare, le stiamo migliorando. Mentre durante il secondo turno è il contrario, io punto a migliorare e Marco inizia a divertirsi. Oggi mi sono proprio divertito, non sono stato molto più veloce rispetto a ieri, però ho cominciato a imparare la pista, a fare le cosine come un motociclista, non come una capra come ieri, per cui mi sono divertito, che è importante. Oggi è un po' più di pressione perché ho cercato di migliorare. Ieri giro dopo giro ho preso confidenza, ho visto che si poteva fare qualcosina. Oggi volevo fare di più e un pochino ci siamo migliorati, perché ho abbassato un po' il crono ed è una soddisfazione. Però cavolo, i primi fanno veramente un altro mestiere, quindi ci vuole esperienza. Mi sa che qua bisogna fare veramente tutto il campionato per entrare in confidenza con la pista, con tutto. Poi no, la verità è che è veramente, veramente divertente.
Il bello però arriva alla gara. Siamo i meno esperti e i più improvvisati, ma ci mettiamo il cuore. Primo cambio, fate 15 minuti. Partenza un po' così così, la moto non è partita subito bene, poi c'era il traction control acceso e il primo giro l'ho passato a toglierlo, quindi abbiamo fatto un po' di giri belli, belli tosti. Adesso ho passato il manubrio a Marco, speriamo, forza Marco, forza. Alla fine miglioriamo i nostri tempi e guantiamo un terz'ultimo posto che vale più di qualsiasi vittoria. Bravo. La nostra gara continua perché l'obiettivo è garantire i trasporti ospedalieri nelle regioni più difficili dell'Africa ed è possibile grazie al tuo aiuto. Continua a sostenerci su Rete del Dono e su In Moto con l'Africa e se l'idea di correre al nostro fianco ti accende, beh, sappi che sono in arrivo delle novità per la prossima stagione. Rimani sintonizzato e come sempre, dai gas ma responsabilmente. Dentro.